Allora, innanzitutto grazie. Secondo, qualcuno punti la sveglia sul telefonino perché mi impegno a parlare 20 minuti e quindi fatemi dei gestacci e non c'ho il telefono, l'ho dato, è sparito, ma no, è passato un rom che mi ha fregato il telefono e quindi non... Qualcuno mi avvisi quando sono passati 20 minuti. Ma innanzitutto grazie, perché sono sale ed emozioni come queste che ci danno la forza e la voglia di combattere. Mi piacerebbe che quei fenomeni che fino a un po' di tempo fa, quando parlavano di Lega, sorridevano, denigravano, dicevano è finita, vedessero le tante sale come queste che stiamo riempiendo. Quando mi hanno detto la tappa friulana è sul Monte di Buia, io ho cercato l'Atlante, perché dico, ma come, abbiamo fatto Firenze, Torino, Milano, Padova, Monte di Buia. Ho detto, però io sono un autonomista, io da segretario non impongo, quindi se mi dicono che il posto giusto è quello, allora sì, allora il posto giusto sarà quello. E devo dire che comunque questa giornata mi ha regalato anche altre emozioni. E poi, prima di parlare di economia e di quattrini, perché noi facciamo battaglie culturali, identitarie, di speranza, di giustizia, di equità, ma anche dettate dal fatto che non ci farebbe schifo avere qualche moneta in più in tasca. E quindi poi l'amico Claudio Borghi ci spiegherà non perché siamo contro l'euro. La Lega non è contro l'euro. È l'euro che è contro la storia, è l'euro che è morto, è l'euro che è una moneta sbagliata, è l'euro che è una moneta criminale. Quindi noi stiamo semplicemente indicando ai friulani e agli italiani qual è l'uscita di sicurezza. Perché in un momento di crisi, quando la casa inizia a bruciare e si sente puzza di fumo, c'è chi continua a stare in poltrona, a guardare la partita, dicendo tanto non succede niente, l'incendio si spegne da solo, e c'è chi magari dice forse è il caso che io prenda mia moglie e i miei figli e inizi a uscire da questa casa, perché altrimenti mi crolla tutto sulla testa. Quindi noi stiamo facendo una battaglia per il futuro, che guarda avanti, per i nostri figli, per i nostri nipoti, non per tornare a qualcosa che non c'è più. Però vi dicevo che venire qua è stata la scusa per partire questa mattina da Milano alle 6:30 per andare a fare un giro sui luoghi del disastro del Vajont, che confesso con vergogna essere arrivato a 41 anni e conoscere solo per i libri di storia e per le immagini televisive, però è il classico esempio di come l'uomo ogni tanto si debba fermare, debba contare fino a 10, debba ringraziare il Signore per le meraviglie che ci ha mandato sulla terra e debba rendersi conto che il progresso che va contro la natura non è più progresso, ma è la morte, è la fine. Ci sono momenti in cui dobbiamo fermarci e dobbiamo renderci conto del fatto che se non cambiamo strada non andiamo da nessuna parte. L'Europa usa la moneta unica per imporre un pensiero unico, e il pensiero unico ad esempio è quello che ci dice che la mamma e il papà sono concetti da superare. Non c'è la mamma e il papà, non c'è l'uomo e la donna, c'è il genitore 1 e il genitore 2, il nonno 3, il nonno 7 e lo zio 8. E poi i bimbi, ma non è necessario che i bimbi abbiano una mamma e un papà, o che crescano con una figura maschile o una figura femminile, perché il progresso ci dice che i bimbi possono avere due mamme, quattro papà. Io rispetto le idee, le scelte, gli orientamenti di tutti, ma fino a che sarò segretario della Lega i bimbi vanno dove c'è una mamma e un papà, e le adozioni alle coppie gay non mi riguardano, perché questo è il passato. E lo dico da papà separato, lo dico non per difendere posizioni del passato, ma perché ognuno nella vita può essere più o meno fortunato, però bisogna, non si può andare controcorrente. Insomma, se la diga del Vajont era fatta nel posto sbagliato, era fatta nel posto sbagliato, punto, c'è poco da fare. E quindi a me piacciono i profumi, gli odori, i paesaggi, le diversità. Io sono nato a Milano, vivo a Milano e darei l'anima e la vita per Milano, ma nel momento in cui ho accettato di fare il segretario federale della Lega Nord,
ho scelto di essere per un giorno udinese, per il giorno dopo romagnolo, per il giorno dopo ancora trentino, valdostano, friulano, e se toccano uno di noi da qualche parte dobbiamo essere pronti tutti. Se toccano uno di noi a Brescia, attenzione, non per la violenza, noi siamo pacifici e non violenti. Sul palco di Verona di domani lo slogan sarà pacificamente liberi. La violenza sta in casa altrui. Mi fa schifo uno Stato che arresta 24 uomini e donne per delle idee e lascia che i centri sociali e i no global vadano in giro a far casino, a distruggere, a picchiare, a minacciare, a ricattare, a boicottare. Quindi... E abbiamo fatto come Lega un'interrogazione parlamentare per chiedere quanto sono costati questi 2 anni di indagine. Perché saranno costati decine di milioni di euro, intercettazioni, pedinamenti, e uno Stato che spende decine di milioni e in 2 anni riesce a trovare in un casale di campagna una ruspa taroccata, è uno Stato che ha paura, che ha dei problemi. Noi come Lega stiamo cercando di dare speranza. I 5 referendum che alcuni di voi ho visto firmare in fila all'ingresso, usiamoli come arma di discussione, di dibattito, di futuro. Sfidate i vostri amici non leghisti, di sinistra, di Forza Italia, i grillini, gli astenuti. La legge Fornero sulle pensioni è una vigliaccata che in futuro dovrà portare la signora che l'ha provata e l'ha ideata, lei sì, in galera, perché lei ha rovinato milioni di persone. Lei sì dovrebbe essere in galera. E se portiamo sulla scrivania del simpatico Renzi 500.000 firme per cancellare la legge Fornero, noi piccoli, brutti e cattivi, Grillo, visto che ha definito la Lega un piccolo movimentino, sono orgoglioso di essere segretario di un piccolo movimentino che, se raccoglierà 500.000 firme, farà votare 60 milioni di italiani per restituire a tanti pensionati, a tanti giovani, a tante donne la dignità e la speranza. E quindi conto che ciascuno di voi, non solo, non mi accontento che firmiate, qua ci sono anche amministratori locali, consiglieri comunali, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, fino a che esisteranno le province, perché poi vogliono provare a farci capire che lo spreco non è uno Stato incredibile, non è un'Europa folle, non è una moneta sbagliata, ma sono i consiglieri provinciali. Che ciascuno di voi si impegni a portare 10, 15, 20, 30 amici a firmare quei referendum. Via la legge Fornero, restituiamo i diritti a chi li aveva acquisiti. Via la legge Merlin. In Austria, in Svizzera, in Germania, in Olanda, lo Stato non mette la testa sotto la sabbia, prende atto del fatto che certe scene lungo le strade, non so a Udine, non so a Buia, ma a Milano ci sono donne, uomini o misti uomini e donne alle 10 della mattina mezzi biotti davanti agli asili dove entrano i bambini. Ora, se da 2000 anni qualcuno esercita questo mestiere, lo tolgo dalle strade, lo controllo, lo metto in alcuni luoghi e lo tasso, come vengono tassati tutti gli altri lavori su questa faccia della terra. Quindi sono alcuni. E sapete cosa? La cosa incredibile è che abbiamo fatto i gazebo settimana scorsa, andremo avanti, abbiamo 2 mesi di tempo per arrivare a 500.000 firme, siamo piccoli, rognosi, ma ci arriveremo, alla faccia del movimentino. E al nord ci sono le code, ma sapete che ieri mi sono arrivati in ufficio in via Bellerio i fax da 20 comuni del sud, Trapani, Agrigento, San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli, Marsala, Oristano, Barletta, e io ho riletto 2 volte perché pensavo di non aver capito, e scriviamo alla segreteria della Lega Nord perché i moduli che ci avete mandato per i referendum sono stati esauriti perché li hanno già tutti firmati, e quindi mi chiedono di mandare altri moduli ad Agrigento, a Marsala, a Trapani e a Barletta. Questo vuol dire che la battaglia non è solo una battaglia del Friuli del Nord, ma anche al Sud c'è tanta gente per bene che ha voglia di alzare la testa e di guadagnarsi la pagnotta senza essere assistita né da Roma né da Bruxelles. Quindi se stiamo tutti insieme gli facciamo un mazzo così, e di questo sono assolutamente certo e convinto, pacificamente, a forza di idee. Un giornalista prima gli chiedeva perché siete contro l'Europa. Noi non siamo contro l'Europa. L'Europa era e può continuare a essere un bellissimo sogno.
L'Europa che ha fatto studiare nei paesi europei centinaia di migliaia di ragazzi con gli Erasmus. L'Europa che non ha i confini e le frontiere. Attenzione però, non ha i confini e le frontiere, ma dove ce li ha, li difende. Perché noi siamo gli unici fessi che usano le navi della Marina Militare e l'Esercito per andare a prenderli in mezzo al mare. Gli altri usano le navi per respingerli e noi... E questa ve la do in anteprima, visto che a Roma, sommati, ma è uno stato strano, perché in altri paesi altro che il carro armato fatto sulla ruspa, perché quando il ministro dell'Interno il giorno prima cancella il reato di immigrazione clandestina, col voto del PD, del Movimento 5 Stelle e di altri fenomeni, e il giorno dopo lo stesso ministro dell'Interno dice... Però ci sono 600.000 clandestini pronti a partire. Cioè ci sono 600.000 clandestini pronti a partire, tu cosa fai? Tiri su il ponte levatoio, allerti, radar, gli F-35? No. Cancelli il reato di immigrazione clandestina. Quindi se riusciremo a raccogliere 500.000 firme per 5 referendum, se voi siete d'accordo per alzata di mano, abbiamo fatto 30, facciamo 31, settimana prossima depositiamo il 6° referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, punto. E quindi all'unanimità abbiamo deciso che il Friuli dovrà fare la sua parte. Ma non perché siamo cattivi. Mio papà, quando ho compiuto 18 anni, mi ha fatto un regalo un po' strano che sulle prime non avevo capito, ma che poi ho apprezzato durante gli anni. Al compimento del 18° anno d'età mi ha portato nella sede Avis di Milano a donare il sangue e mi fa: così capisci che cosa significa essere uomo. Vi dirò, io a 18 anni mi aspettavo il motorino, non, onestamente, con tutto il rispetto per l'aiuto al prossimo o quantomeno la PlayStation di allora. Arrivò qualcos'altro ovviamente, però io da allora, una volta ogni 3 mesi, vado a donare il sangue. Quando vai a donare il sangue lo fai anonimamente, cioè non è che il sangue del lombardo sulla sacca c'è scritto sangue destinato ad altro lombardo pure... Il mio sangue può andare a una brava persona, una cattiva persona, un ladro, uno stupratore, un delinquente, un italiano, uno straniero, un rom, quello che volete voi. Lo faccio perché lo faccio, perché aiuto qualcuno senza sapere chi sia, però lo faccio col mio sangue. Conta il mio sangue, un conto è la mia terra e un conto sono le mie tasse. Cioè ognuno fa volontariato nel privato come vuole, però non esiste che lo Stato prenda in Friuli, prenda in Veneto, prenda a Milano e distribuisca come sacche di sangue miliardi e miliardi di euro di tasse. Questa è la battaglia della Lega. Noi non siamo contro l'Europa, siamo contro l'euro che sta distruggendo l'Europa. Io quando vado in televisione ormai ho sentito il campionario di tutto, non sanno più che cosa dire. Io la prima volta che sono andato a Porta da Bruno Vespa e ho detto sono contro l'euro, gli si sono rizzati i capelli in testa, si è fatto il segno della croce, era spaventatissimo perché era entrato un anticristo in trasmissione, ma dico, ma se per 12 anni io ho mal di testa e mi danno la stessa medicina e dopo 12 anni il mal di testa non solo non mi è passato ma mi si è aggravato, allora forse cambio medico e cambio medicina. Quindi la conoscenza con Claudio Borghi non deriva da anni e anni di frequentazioni e di studi sull'economia e sulla macroeconomia e sulle politiche monetarie, è stata assolutamente casuale, totalmente casuale. L'estate scorsa un amico comune mi ha detto: ho visto in televisione uno che diceva cose strane, però erano anche abbastanza convincenti. Questo professor Borghi che dice che l'Italia ha tutti i suoi problemi, i suoi difetti, la casta, la politica, gli sprechi, i forestali della Sicilia, i falsi invalidi, le auto blu, per carità di Dio. Però c'è un problema a monte che ci fotte tutto e tutti, che è l'euro, che è una moneta sbagliata. Oibò, tanto... Noi leghisti quante volte vi hanno detto: sì, la Lega, gente un po' strana, idee particolari, hanno ragione, quindi se uno è strano mi attira e quindi chiamiamolo. E andando a leggere i numeri, che poi abbiamo riassunto in quel libricino di 30 pagine che vi invito a mettere in mano di gente che ha dei dubbi, perché a differenza di quelli della sinistra che vendono verità, io non pretendo di vendere verità. L'altro giorno ero a una trasmissione con la Serracchiani, che solo a vederla... Por...
portate rispetto al vostro governatore, se no vi arrestano per terrorismo. Quindi mi raccomando. Però devo dire che da europarlamentare ci ho lavorato qualche volta insieme in commissione e la apprezzavo, perché faceva delle battaglie anche utili e interessanti. Mi sembra che da quando è governatrice passi molto poco tempo in Friuli e tanto tempo a Roma e tanto tempo da altre parti, e quindi il problema è questo. E però lei mi diceva: io ho la verità, e la verità è che l'euro non si deve toccare. La verità, io non ho verità. Io non vendo tappeti, io ho dei dubbi, quindi mettete quei libricini in mano a qualcuno che ha dei dubbi. La battaglia che stiamo facendo la stiamo facendo per i nostri figli, e quindi è questo il bello, è questo che mi riempie di orgoglio, di entusiasmo, che sta tornando tanta gente, si sta avvicinando tanta gente nuova, tanta gente che aveva perso fiducia nella politica. Parliamo a queste persone, a quelli che tanto non cambia niente, sono tutti uguali, tanto votare non serve, tanto la battaglia è difficile. Provare a uscire dall'euro è difficile? Sì, difficilissimo, ma non impossibile. Se io devo scegliere fra la morte certa e provare a salvarmi rischiando qualcosa, io provo. Se io sono su una barca che sta affondando e mi dicono però occhio, non tuffarti perché l'acqua è fredda, e beh, scusa, invece che para il caldo sulla barca che affonda, io mi tuffo. Non vendiamo certezze. Però l'uscita di sicurezza c'è. 12 anni di euro hanno portato miseria, fame, quante aziende hanno chiuso, quanti commercianti, quanti partite IVA, quanti artigiani. E l'Europa ci ha chiesto di fare la riforma delle pensioni, e l'Europa ci ha chiesto di fare la tassa sulla casa, e l'Europa ci ha chiesto la tassa sui conti correnti, e l'Europa decide come si pesca, e l'Europa decide come si fa il formaggio, e settimana scorsa l'Europa ha fatto una direttiva per gli agricoltori a cui spiega come si devono tagliare le chiome delle piante, e io ho bisogno che uno da Bruxelles spieghi a me di buia come si taglia la chioma delle piante a buia. O cretino, vieni da Bruxelles a buia e ti taglio io i capelli come si tagliano i capelli da sempre, non ho bisogno di un tecnico. Perché poi un agricoltore, mi dicevano in Confagricoltura, passa 102 giorni all'anno in burocrazia, perché uno sorride, la chioma. Se però tu 100 giorni su 300 li passi a compilare carte, per seminare, arare e mungere ti rimangono 200 giorni. Poi di quei 200 giorni 100 te li fotte lo Stato, e quindi ti rimane ben poco in tasca. Una battaglia per il futuro. Quindi io vi ringrazio, perché quando mi hanno chiesto di fare il segretario della Lega tremavano le gambe. E ho accettato perché ho la tessera in tasca di questo movimento, non partito, ma movimento incredibile, folle, visionario, però di gente genuina, che ha fatto qualche errore ma che dagli errori ha imparato e che guarda avanti e che quello che fa lo fa per il futuro. Io ho accettato per i miei due bimbi, oltre che per rispetto per tutti gli altri militanti. Io ho fatto la tessera della Lega nel 1990 e avevo 17 anni e l'ho fatta a Milano, perché non mi interessavano la destra e la sinistra, mi interessava il territorio. E io in Lega ho trovato gente attaccata alla terra. Ci sono brave persone anche in tutti gli altri partiti, per carità di Dio, c'è il bene e c'è il male ovunque, a nord, a sud e in tutti i partiti, però nessun altro partito ha gente come voi, ha gente come noi, che ha le radici ben piantate per terra. A me non interessa il fascismo, il comunismo, il passato, a me interessa questo paese, a me interessa quella collina, a me interessa che i nostri figli possano scegliere se vogliono di andare a lavorare all'estero, possano scegliere di andare a lavorare negli Stati Uniti, in Australia, in Polonia, ma non siano costretti a farlo, perché qua c'è il deserto, perché qua non c'è più niente. Questa sarebbe una responsabilità troppo grossa, non me la sento. E quindi ci stiamo giocando tantissimo, e quindi mancano 50 giorni alle elezioni europee, che non sono elezioni. Io da qui al 25 maggio vi prego, con chiunque voi conosciate, di parlare non di elezioni. Il 25 maggio la scheda per le europee non avrà dei partiti fra cui scegliere, non sarà una domenica, occhio che si vota solo la domenica perché si risparmia anche sui giorni di voto, anzi prossimamente si voterà fra le 3 e le 3 e mezza, così almeno fino a che Renzi non deciderà che anche votare è un costo eccessivo e quindi decide lui. Come nella riforma del Senato è il Presidente della Repubblica che nominerebbe 21 senatori. Stiamo tornando
all'Impero Romano, dove c'era chi nominava il cavallo senatore, e quindi sorridiamo, ma non troppo, perché a qualcuno la democrazia fa paura, a qualcuno il referendum del Veneto fa paura, a qualcuno il referendum del Friuli o della Lombardia fanno paura. Quando la gente vota non bisogna mai avere paura, solo chi ha la coscienza sporca ha paura del voto delle persone. E il 25 maggio sarà un referendum. Da una parte c'è il partito unico dell'euro, il passato, la fame, e ahimè sono in tanti. A livello locale noi governiamo bene col centrodestra, con Forza Italia, in tante realtà, però purtroppo, io questo l'ho rimproverato anche a Berlusconi 10 giorni fa quando sono andato a trovarlo, oltre che il disastro del Milan, gli ho rimproverato la posizione sull'euro. Perché il partito unico dell'euro va da Renzi a Casini, a Monti, Alfano, Berlusconi, tutti. Tutti dicono no, l'euro non si tocca. E c'è un movimentino, anche Grillo non ha il coraggio di dire fuori dall'euro. Balbetta, bi, babu, beh, o sì o no, o dentro o fuori, o bianco o nero. Non c'è il forse. In un momento in cui hai 5 milioni di disoccupati non c'è il forse. E quindi non saranno elezioni ma un referendum. Passato, futuro, vita, morte. Quindi chi vuole tornare a sperare, e Claudio poi ci spiegherà perché, può scegliere solo quei brutti, cattivi e strani soggetti della Lega. E questa battaglia ci sta portando tante simpatie da destra, da sinistra, da nord, a sud. L'altro giorno mi ha chiamato una persona e mi ha detto: io mai nella vita avrei pensato di passare a un gazebo della Lega. Sono frustrato, perché io tutto avrei pensato nella vita, fuorché un giorno di condividere una battaglia della Lega, e però ci ho pensato un giorno, due giorni, tre giorni, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio. Beh, tu, se ci avete ragione, vengo. Cosa devo dire? Se state facendo voi da soli la battaglia che avrebbero dovuto fare i sindacati, le associazioni, i partiti di sinistra, perché difendere il lavoro, quindi uscire da una moneta sbagliata per recuperare il controllo del lavoro, cancellare la legge Fornero che ha massacrato i lavoratori, gli operai, le donne, i pensionati, sono robe teoricamente, se uno usa i vecchi canoni, di sinistra. Però se la sinistra non lo fa e lo facciamo noi, ci sono due atteggiamenti possibili. O quello di qualche parlamentare del PD che dice: avete ragione, ma siccome lo proponete voi, non vengo. E questo dimostra una ottusità mentale totale, perché io, chiunque sostenga l'indipendenza, al sostegno mio e della Lega, non ho gelosie, non mi interessa se arriva da destra, da sinistra, da sopra, da sotto. E a noi si stanno avvicinando tante persone, quindi vi chiedo in questi 50 giorni di sentirvi non cittadini incazzati, non amministratori borbottanti, non presidenti di provincia, sindaci, segretari di sezione, commercianti. Noi vinciamo se in questi 50 giorni voi siete uomini e donne di una comunità in battaglia, che ha contro quasi tutti, perché abbiamo contro i grandi giornali, le televisioni, le banche, i magistrati, i sindacati, le coop. Abbiamo pochi amici potenti. Nel palazzo siamo quasi soli. L'ostruzionismo contro la cancellazione del reato di immigrazione clandestina l'abbiamo fatta in 20 su 600. Chiaro che è difficile fare le battaglie in 20 su 600, però io preferisco essere da solo nel palazzo, ma con tanta gente fuori, che non essere maggioranza nel palazzo, ma avere una sala come questa vuota. A me non mi interessa avere 200 parlamentari e poi incontrare la gente e parlare a 10 persone. Io preferisco fare delle battaglie da solo contro tutti a Roma e a Bruxelles, alleandomi anche con altri movimenti che dicono che sono brutti, cattivi, pericolosi, razzisti, nazisti. Se Marine Le Pen al voto di un francese su tre e dice via dall'euro, no all'immigrazione clandestina e il lavoro ai francesi, io cosa devo fare? E io ci vado d'accordo. A me non mi interessa se uno viene da lì o da là. Se uno ha le mie idee, io ci faccio un tratto di battaglia insieme. Quindi se questi 50 giorni li investite, ve lo chiedo dal segretario, parlando, spargendo idee, seminando progetti, parlando di speranze e di futuro, perché c'è un futuro, non siamo qua. Se fossi rassegnato non farei politica, starei a casa, passerei i miei sabati e le domeniche in famiglia con i miei figli, e invece ci credo, perché io vedo tanta gente che ha voglia, le idee le abbiamo, i progetti li abbiamo, gli uomini li abbiamo un futuro davanti. 50 giorni
50 giorni per non per vincere, per stra vincere, per dare un segnale devastante sia a Roma che a Bruxelles. Nel mezzo vi aspetto, io sono venuto in Friuli e ci tornerò volentieri, altre volte prima della fine della campagna elettorale, vi prego di segnare sull'agenda una data, però da qui alle elezioni, che è domenica 4 maggio. Domenica 4 maggio ci troveremo a Pontida non per una manifestazione politica, ma per far vedere al mondo che in Italia c'è una marea di persone che è pronta a correre. Non sarà la solita manifestazione. Vi posso dire che sul palco con me non ci saranno i parlamentari, i senatori, i consiglieri, gli assessori, ma sul palco quest'anno ho chiesto che mentre parlerà il segretario federale ci siano 100, 150, 200 bimbi che non dovranno cantare come fanno con Renzi, perché quelle maestre andrebbero arrestate per abuso su minori, perché i bimbi devono cantare se ne hanno voglia. Però sul palco 200 bimbi, perché questa è una battaglia per il futuro, per chi oggi ha 5 anni, 3 anni, 8 anni e deve avere il territorio che i nostri nonni hanno lasciato a noi. E quindi noi guardiamo avanti. E poi la domenica dopo Pontida ci sarà la festa della mamma e noi a Pontida distribuiremo 2000 magliette rosa con scritto "Sono una mamma e non il genitore 2", perché anche questo è futuro, perché anche questo è un modo diverso di vedere l'Europa. Quindi vi chiedo, e ho finito, di starci vicini. Siamo una comunità che è tornata a correre. Io ogni tanto faccio gli scongiuri, perché fino a un mese fa, due mesi fa, c'era il funerale della Lega, sono al 2%, stanno scomparendo. Adesso addirittura dicono siete al 4%, al 5%, al 6%. Vi chiedo di non guardare i sondaggi. Non mi interessano i sondaggi. Non mi deprimo quando erano bassi, non mi esalto adesso. Sentiamoci fino alla sera del voto al 3,99%. L'ultimo voto sarà quello fondamentale. Ma non per avere un euro parlamentare in più. Vengo rieletto, bene. Non vengo rieletto, torno a fare il mio lavoro. È una battaglia culturale, non solo economica. Adesso Claudio parlerà giustamente di vil denaro, di aziende, di impresa, di commercio, di artigianato. A me interessa anche la battaglia culturale. E quindi quando arrestano 24 persone perché leggono libri sulla Repubblica Serenissima Veneta e parlano di indipendenza, vuol dire che hanno una paura fottuta. E quindi vi chiedo di alimentare col sorriso sulle labbra, ma con determinazione, pacifici sì, fessi no, quella che è una speranza incredibile, padroni a casa nostra, aiutando tutti gli altri. Io in questa campagna elettorale farò un incontro sull'euro, mi hanno invitato a fare incontri sul Basta Euro, sarò a Reggio Calabria, a Taranto, a Salerno e a Casal di Principe, che è il comune più abusivo nella storia della Repubblica Italiana. Qua c'è qualche sindaco. A Casal di Principe, provincia di Napoli, si sono accorti dopo 25 anni che l'acqua usciva dai rubinetti, però piccolissimo problema, nessuno pagava perché non avevano i contatori dell'acqua. E quindi avevano accumulato un debito di 16 milioni di euro solo nel comune di Casal di Principe, perché non c'erano i contatori, si avevano fatto questa piccola dimenticanza. Qua io penso che se fai mezzo metro di tettoia fuori posto ti arrivano i caschi blu dell'ONU a fare un blitz notturno, e lì si erano dimenticati i contatori in qualche migliaio di abitazioni. Piccolo problema, hanno nominato 4 commissari di governo ai contatori, perché qual era il problema? Che dopo che per 25 anni uno aveva l'acqua e non la pagava, quando gli suonavano al campanello, buongiorno, sono lo Stato italiano, dovrei metterle il contatore dell'acqua per farle pagare l'acqua, altro che carro armato finto. E quindi ne hanno, non è facile. Adesso forse nella metà delle abitazioni c'è il contatore, a meno che non l'abbiano già taroccato. Però, e quindi il segretario della Lega Nord, che fa una battaglia per liberare le energie e le persone per bene da nord a sud, deve andare nella patria dell'abusivismo, perché penso che anche lì ci siano un po' di persone per bene. E il concetto è che vuoi regalare l'acqua gratis ai tuoi cittadini? Libero di farlo,
lo fai coi tuoi soldi. Non lo fai coi soldi di quelli di Udine che pagano l'acqua di quelli di Casal di Principe. Ognuno a casa sua fa quello che vuole. Però con le sue energie e le sue risorse. Quindi io vi ringrazio, perché è vero che giro dalla mattina alla sera, è vero che mi tocca andare in televisione. Qualcuno pensa anche che ogni tanto qualcuno di sinistra mi contesta: chissà quanto guadagni andare in televisione. No, non ti pagano andare in televisione. Però io ritengo che l'operazione di verità, di controinformazione, sia fondamentale e funziona. Sul sito bastaeuro.org in poche settimane sono passate più di 350.000 persone che hanno scaricato quel libricino lì, un'idea da matti, un'idea da folli, ormai entra nelle case di tanti. Quindi io vi chiedo questo impegno, io da militante fra i militanti continuerò a mettercela tutta con entusiasmo, usando tutte le energie a disposizione, girando in lungo e in largo non solo le grandi città, anzi il meno possibile le grandi città. Oggi un giornalista mi ha detto: ma scusa, i voti sono a Milano, sono a Torino, sono a Verona, non sono a Erto, a Longarone, a Buia. E io però devo dire che spesso e volentieri c'è gente più vera a Erto, a Longarone, a Buia, che non i telerimbambiti delle grandi città che non escono dal loro bilocale e passano il tempo davanti alla televisione. E quindi preferisco la terra, anche perché la Lega è nata qua. Non è nata in Piazza del Duomo a Milano, anzi, da milanese vi dico che la zona dove la sinistra prende più voti a Milano non sono le zone operaie delle periferie, sono quelli con la puzza sotto il naso che poi vanno 15 giorni a Cortina e 15 giorni a Courmayeur e poi votano a sinistra perché gli piacciono i poveri, basta che non siano gli altri i poveri, basta che non siano loro i poveri. È questa spesso e volentieri la sinistra che abbiamo in Italia, e quindi glieli lascio volentieri. Noi ci siamo tornati a correre. Non so se un anno fa avessimo fatto un incontro simile, se questa sala sarebbe stata piena così, o 2 anni fa o 3 anni fa. Guardiamo avanti. Il passato, ogni tanto nei dibattiti televisivi tornano indietro: no, è colpa di Berlusconi, è colpa di Prodi, è colpa. Mi pagano per guardare avanti, mi pagano per provare a cancellare la legge Fornero, per cancellare le prefetture, sì che sono uno spreco, non i comuni, non le province. Qualcuno di voi ha mai eletto un prefetto? Qualcuno di voi ha mai conosciuto un prefetto? È mai stato nominato un prefetto nato a Buia o a Udine? Penso l'ultimo nel 1868, perché spesso e volentieri arrivano da altre parti. E quindi queste battaglie, la battaglia, e chiudo, voi sapete quanto costerebbe mandare all'asilo nido gratis i 200.000 bimbi che vanno agli asili nido comunali o parificati in tutta Italia? Costerebbe poco più di 1 miliardo di euro. Con 1 miliardo di euro noi manderemmo all'asilo nido gratis 200.000 bimbi, e magari per molte mamme o papà fa la differenza. Qualcuno si pone il problema: io lo faccio il secondo figlio? Me lo posso permettere? Perché qua siamo abituati così. Prima di fare il passo conto i metri quadri che ho in casa, faccio i conti di quanto costano i pannolini, il latte in polvere, quanto costa la scuola materna. A Milano 500 euro in media al mese per un asilo nido, a Catanzaro 80. Quando si parla delle Italie diverse, delle monete diverse, quando diciamo che sarebbe giusto un dipendente pubblico di Milano e un dipendente pubblico di Catanzaro, il poliziotto a Milano e il poliziotto a Catanzaro, la maestra a Milano e la maestra a Catanzaro, sarebbe giusto pagarli diversamente, ma non perché quello di Milano è più intelligente, perché quello di Milano per mandare il bimbo al nido spende 500 euro e quello di Catanzaro 80. Non è razzismo, anzi è razzismo al contrario premiare i dipendenti pubblici di alcune zone del paese che magari lavorano anche molto di meno e magari sono il triplo rispetto a quelli di altre zone del paese. E queste sono battaglie di civiltà che una a una riusciremo a vincere. Però il 25 maggio dobbiamo vincere quella più importante: riprenderci la nostra moneta, perché l'indipendenza senza la moneta è metà, indipendenti da Roma e da Bruxelles, perché noi possiamo essere autonomi. Ma se la moneta la stampano a Berlino e dobbiamo chiedere alla Merkel il permesso cortesemente di poter lavorare, manca un pezzo. L'autonomia e l'indipendenza senza la moneta non vanno lontane. Perché dobbiamo andare a chiedere per favore alla Merkel? A me piacerebbe che fosse la Merkel
a venire a Buia a imparare come si lavora e a tornare a casa col suo marco tedesco e noi con la nostra moneta. Sembra una missione impossibile se ci diamo tutti una mano da qui al 25 maggio usando la testa, seminando idee, ci togliamo tante belle soddisfazioni. Grazie, sono orgoglioso di essere segretario della Lega e di una comunità stupenda come la vostra. Grazie mille e conto su di voi e conto su ciascuno di voi perché la libertà non ce la regalano, non ce la regalano, ce la dobbiamo prendere con le buone maniere, quasi, con le buone maniere quasi, fino in fondo magari con una spallatina, con una gomitatina, però ci siamo quasi. E la cosa più bella è vedere, l'altro giorno è venuta a firmare una signora al gazebo di 92 anni, fa: non uscivo da casa da mesi, però ritenevo mio dovere darvi una mano. Che questa 92enne sia di lezione a quei ventenni, trentenni o quarantenni che dicono tanto non cambia niente. Vi chiedo di parlare con queste persone da qui al 25 maggio, con quella metà degli italiani e degli udinesi, dei friulani che dicono tanto non cambia niente, tanto non ne vale la pena. Questo giro ne vale la pena. Questo giro o di qua o di là. Grazie, viva la Lega e viva il Friuli. E la prossima volta che vado in televisione, quindi lunedì, ci vado con questa felpa, così almeno Crozza ne ha un'altra da aggiungere alle sue imitazioni.